grande cosa ci propone l'ambito. La forza centripeta, dicevo, quest'ultima è generata, la forza centripeta di questi politicanti, questi tristi politicanti, è generata da questioni e ambizioni personali che li induce a confluire in un grande centro, la cui proposta politica, visto il discutibile passato politico e amministrativo dei protagonisti, crea grossi dubbi e perplessità. La macchina comunale e chi l'amministra devono essere un fulgido esempio di onestà. Solo in questo modo potranno essere garantiti i diritti dei cittadini e parimenti avere l'autorevolezza di richiamarli al senso civico, necessario per la rinascita del territorio. A Casora c'è bisogno di riqualificare le aree dismesse, che sono una grande opportunità perché possono creare occupazione e spazi di aggregazione culturale e sociale per tutti. Di organizzare la macchina comunale atrofizzata da anni e anni di mala amministrazione. Finirla con la cementificazione selvaggia e dissennata del nostro territorio. Piuttosto apriamo all'edilizia scolastica in modo di poter dare migliori strutture ai nostri ragazzi. Sviluppare una politica ambientale che favorisca la salute del cittadino, organizzando con la massima efficienza il ciclo dei rifiuti, senza fare ricorso a soluzioni dannose come l'inceneritore e dicendo no deciso alla costruzione della centrale a biomasse di Arpino, che rischia di essere l'ennesima violenza per questo territorio martoriato. Istituire bilanci partecipati, favorire l'associazionismo, la libera informazione e la cultura, perché quest'ultimo è elemento cardine di una vita migliore, lontana dalla delinquenza, perché la cultura è bellezza, ed uno degli argini che una società sana deve opporre alla bruttezza dell'illegalità e del malaffare. La sinistra a Casora si è unita anche per questo. La federazione della sinistra, Sinistra Critica, e noi di Sinistra Ecologia e Libertà siamo pronti alla sfida e per questo facciamo appello a tutte quelle forze di progresso, tra cui il Partito Democratico, l'Italia dei Valori, i Verdi e il Partito Socialista, nonché i partiti, le associazioni di singoli cittadini che si rivedono nella nostra proposta. Sappiamo che ci aspetta un percorso che presenterà le sue difficoltà, ma se lo affronteremo con lealtà e intenti potremo arrivare al traguardo sicuramente indenni. Una realtà che richiede omogeneità nella formazione e discontinuità soprattutto con il passato, perché questo non può che migliorare Casoria e renderla a misura dei cittadini e dei suoi bisogni, perché la politica torni ad essere del cittadino e non viceversa. Auspichiamo pertanto una coalizione coesa, capace di esprimere un programma condiviso, un sindaco e la squadra che lo affiancherà, in grado di garantirne l'applicazione del programma. Importante sarà l'armonizzazione fra le forze politiche che fanno della loro diversità, come diceva il professor Massone, un patrimonio di ricchezza, in modo che questo sia un approdo naturale di forze che si definiscono di progresso. Chi farà scelte diverse se ne assumerà le responsabilità nei confronti degli elettori. Noi siamo convinti però che l'approdo naturale, una volta finito il teatrino della politica, vincerà.